Ciao a tutti amici, sono Giso e siete su Giso's Playroom. State con me in questo video perché me l'avete chiesto in tanti, perché oggi torneremo a parlare di emulazione e perché la console emulata è questa, la Nintendo Switch. Non è il primo video che faccio sugli emulatori della Switch, però fino a ieri si è sempre parlato di un emulatore gratuito, lo Skyline, ed un emulatore per così dire a pagamento, perché vi costringeva per usarlo a usare questo. Guardate che vi ricorda qualcosa? Questo simpatico controller telescopico della Gamesio che faceva assomigliare il vostro telefonino incastrato qua dentro a una vera Switch. Potevate usare un sacco di giochi, effettivamente l'emulazione era migliore di Skyline, però l'emulatore era a tutti gli effetti a pagamenti perché questo costa sui 50 euro ed era una spesa che non tutti volevano fare perché effettivamente sono soldini, l'emulazione è molto buona ma non è perfetta. Questo era fino a ieri. Se vi dicessi invece che la situazione sta cambiando rapidamente, che Skyline è migliorato tanto, hanno aggiunto anche il sonoro, pur non avendo ancora raggiunto l'altro emulatore, l'EGNES della Switch, e che però il team di EGNES, pur tra mille polemiche, si è dato molto da fare. Per cui possiamo dire che oggi gli emulatori gratuiti della Switch sono due. Cos'è successo? Lo scopriamo dopo la sigla. Allora, prendiamo la nostra simpatica Switch, l'ho appena aggiornata. Ebbene, comunque capire una cosa. Il tema dell'emulazione è molto interessante, ma comunque tenete presente che se volete giocare alla Switch, il modo migliore per poter farlo è comprare una Switch. E so che è una frase degna della dottoressa Grazia Arcazzo, però mettiamo le cose bene in chiaro. Qua mi sta aggiornando un bel gioco, benissimo. Questa è l'interfaccia della Switch stessa. Vi faccio vedere di cosa è capace. In modo da essere chiari, diamo un po' il volume. Vedete, insomma, i caricamenti sono rapidissimi. Vediamo, speriamo non ci faccia perdere troppo tempo. Questa è la Super Mario Collection.
Pur essendo questo un gioco che ha qualche anno, questo era un gioco della Switch. Ma scusa, è un gioco della Wii. Magari faremo un bel video uno di questi giorni anche sul Dolphin e quindi l'emulazione di GameCube e Switch. Se vedete i caricamenti sono velocissimi ed è tutto assolutamente perfetto. Ah, qua c'è anche il nostro Zelda. Vediamo se ce lo vuole far vedere. Così magari posso anche farvi vedere la differenza attuale tra il gioco giocato sull'hardware originale e la console. Scusate, il l'emulatore. E questo è Zelda Breath of the Wild, amici, giocato sulla Switch. Più che gioco dell'anno, penso che questo sia il gioco del decennio. Vista l'influenza sul genere, visto il tentativo di mille cloni ed emuli in ogni ambito, da Immortal Phoenix Rising. Fino a Genshin Impact su mobile, come stile grafico almeno. Questo è qualcosa di meraviglioso. Tutto questo comunque per dirvi che in effetti, se volete l'esperienza della console, dovete assolutamente procurarvi una Switch che tutto sommato adesso costa poco. E tutto questo anche per sconsigliarvi in questo caso l'utilizzo di questo accrocchio cinese, che è una brutta copia della Switch e che però era indispensabile fino a ieri. Va bene, andiamo a vedere un po' com'è cambiata la situazione. Partiamo da quella che è l'altro emulatore, Skyline. Se ricordate, prima andava scaricato da GitHub. Adesso la situazione è molto migliorata. Ha un proprio sito. Vedete? Questo è il logo. Vi spiegano anche che si chiama Skyline perché il nome in codice di Switch era Horizon e quindi hanno deciso di fare questa cosa. Ok, versione 1206 del 23 giugno, è la stessa ultima release che ho già installato sul telefono. Comunque, nel caso lo scaricate da qua ed è a posto. Andiamo a vedere. Quando ho fatto il primo video su Skyline 2 mesi fa, la situazione era disastrosa. Non c'era neanche l'audio. Faceva abbastanza schifo. Adesso, controlli a schermo. Insomma, la situazione mi sembra migliorata tantissimo. È un emulatore perfettamente gratuito, è più indietro rispetto all'altro, la mia è solo una prova veloce per farvi vedere come va.
insomma, dai, guardate. Aia! Vabbè, io rimango comunque. Sono già morto, faccio abbastanza schifo, però quantomeno. Altro gioco che forse funziona è questo. Vediamo se hanno aggiunto l'audio. Sei bloccato? Forse allora è questo? Insomma. La lista di compatibilità migliora, ma è ancora molto 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 più bassa rispetto al suo rivale. Però hanno aggiunto l'audio, ci stanno lavorando. Penso che il team di sviluppo sia comunque, dove si spara? Sia comunque meritevole di attenzione. È un progetto interessante, è un progetto totalmente indipendente. Quando andiamo a vedere il suo rivale, vi spiegherò meglio questa frase. Comunque, le build, se non sono daily, poco ci manca. Voglio solo vedere se per caso avessero aggiunto la comp... Vabbè, questo è... non ci provo nemmeno. Vediamo. Niente. 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 Dai, dai, vediamo se puoi fare qualcosa. Lo sto provando con voi, la build è proprio recentissima. Sapevo dei miglioramenti. Vabbè, si è proprio bloccato. Ok. E questa è la situazione di Skyline, ma non è per Skyline che ho fatto questo video. Il video l'ho fatto per mostrarvi un attimo. Allora, prima vi ho fatto vedere il gioco di Super Mario sulla Switch e vi ho fatto vedere anche Zelda. Adesso apriamo l'ultima versione del EGNES. Al momento è la 3.05, lui controllerà se ci sono novità. Ci sono novità? No. Ok, era questo quello che volevo farvi vedere. Ah, innanzitutto, i game setting. Il driver è fondamentale. Io, sinceramente, vi consiglio che cosa è successo? Si è bloccato. Ecco, sta pensando un poco, ma questo secondo me è il mio telefono che fa un po' i capricci. Questo emulatore, mentre lo Skyline è un progetto totalmente nuovo, questo EGNES pare che sia un porting di Yuzu, o almeno che abbia rubato delle righe di codice di Yuzu. Yuzu è un programma comunque ottimo, un emulatore per Windows e Linux in open source, e però insomma pare che per migliorarlo abbiano preso e
rubato un bel po' di codice. Però il punto è che qua già stiamo parlando di un emulatore. Fermo restando che, come vedete, io emulo quello che posseggo, perché è ciò che in realtà dice la legge. Ma per quanto riguarda i driver, io vi consiglio, vi faccio vedere, sto utilizzando i 611. Quindi il primo driver compatibile con lo Snapdragon 8 Gen 1. Questo emulatore ha dei driver specifici, non ci sono ancora dei driver per chipset MediaTek e quindi per GPU Mali. Ok? Adesso finalmente andiamo a vedere perché. Perché al momento, oltre a questa opzione di controller play, dove potete ancora, se volete, attaccare questo, il Game Series X2, se volete è uscito anche la nuova versione di Game Series X3 con la ventola. Potete sempre farlo se volete l'esperienza più simile alla Switch che sia possibile. Ma al momento è possibile anche giocare con i controlli touch esattamente come l'altro emulatore Skyline. E questo vi libera sostanzialmente dall'obbligo dell'acquisto. Quindi prendiamo su Touch Control, vi fa vedere i controlli touch, sono leggermente più invasivi rispetto a quelli di Skyline che trovo fatti meglio. Meno rompiscatole, questo si ruba un po'. Ah, tra l'altro, gli sviluppatori parrebbero stare progettando la compatibilità con altri controller come il MOGA XP5. Se sarà bene, sarà senza dubbio. Oh, quindi questo che cosa ha portato? Da un lato, voi volete? Lasciamo parlare le immagini, va? C'è qualche glitchetto, ma è dovuto a patch e driver grafici. Ecco. Oh, ci ho messo i frame. No, veramente questi li ha messi l'emulatore, quindi qua nessuno mi potrà dire nulla. Aia, ma non mazzo. Lo state vedendo, sì? Che cosa devo dire più? Come si... Il controllo è preciso, non c'è che dire. Non sarà l'esperienza sulla Switch, però comunque il gioco gira a tratti anche a 60 frame. Ora, quindi, qual è il senso di questo emulatore? Fermo restando che... Ah, vi faccio vedere anche FIFA, dopo torniamo sull'altro telefono e vediamo anche un po' la situazione di Zelda. Il senso innanzitutto è che questo emulatore è sostanzialmente divenuto gratuito, quindi
sono venute meno le problematiche relative a dover acquistare per forza un controller specifico e è fatto molto bene adesso. E poi soprattutto, immaginate di dover passare, che ne so, 2 ore in treno. Magari potreste certamente portarvi la Switch dentro una custodia. Però magari non avete voglia o tempo. Quindi, semplicemente, basta avere il vostro telefonino e se vedete... Insomma, il parco titoli continua a migliorare, l'emulazione continua a migliorare. Ma soprattutto adesso l'emulatore è, lo possiamo dire, gratuito. Il sonoro forse gracchia un po', però questo è FIFA, penso che me lo avesse. Ah, tra l'altro FIFA in questi giorni, se lo volete, FIFA 22 è in offerta a pochi euro sullo store se lo volete comprare originale. Va bene. Cambiamo. Ogni volta che si apre farà un check, ecco in questo caso vi chiede di registrarvi, la registrazione comunque è gratuita, esistono anche degli abbonamenti che io vi sconsiglio assolutamente di fare, anche perché sennò viene meno quella che è la praticità del fatto che il gioco fosse gratis. Anche qui mettiamo il touch control, guardiamoci un po'. Quest'altro gioco di Mario come va? Il driver è lo stesso, vi consiglio di usare un driver magari non quelli nuovissimi, ma quelli un po' più... Ok, mi servono più stelle. Comunque anche questo gira a 60 frame al secondo. Ha qualche... adesso 57. Cioè, guardate qua. Anzi, 59,9 sono 60 frame, fissi. Va bene, che Mario non fosse un problema lo sapevamo. Vediamo come va anche... Ah, ovviamente anche... vi faccio rivedere la meravigliosa versione di Crash Twin Saint Trilogy. Vi dico anche che...
dalle mie prove, Crash Team Racing è meraviglioso, funziona, quindi non avrete Mario Kart, ma almeno potrete usare il gioco di kart di Crash. Se poi volete qualcosa di più, vi posso dire anche che funziona anche il gioco di kart della Nickelodeon, quello con SpongeBob e le Tartarughe Ninja. E addirittura Garfield Furious Racing, non ve lo faccio vedere perché l'ho installato sul telefonino che sta registrando il video. Sì, va bene. Questo era, capiamoci, un gioco che era già. Vediamo l'altro Crash se funziona. Ecco qua. Già emulato abbastanza bene. Però adesso vi permette di giocarvelo gratis. E ma quanto è carino. Sono morto subito. Benissimo. Anche questo va a 30 frame al secondo, ma onestamente, guardate la bellezza grafica. Ma soprattutto, come potete testimoniare anche dai vari video. Ho fatto ciascuno relativo ad un aggiornamento. Sono effettivamente tantissimi. Gli aggiornamenti e i miglioramenti nella compatibilità. Va bene, ciao ciao Crash. L'ultimo, ah, vediamo un attimino, visto che mi è stato chiesto se Football Manager 2022 funziona. Io ringrazio tutti gli amici della mia fanbase, stiamo aumentando e questa cosa mi fa molto piacere. Vi prego di iscrivervi, sarebbe un modo importante per supportarmi. A voi non costa nulla, a me mi aiuta tantissimo, in modo che i miei video siano. Iniziano la partita. Avvio veloce. Completamento database. Sembra funzionare. Dicevo, il senso di questo video era da un lato, insomma, farvi capire la differenza tra lo stato attuale dell'emulazione e quella che però è il vero utilizzo della Switch. Dall'altro lato, però, se vi serve per fare una partitina. Ah, nessuno vi vieta ancora di comprare il controller. Se volete, vi metto anche il link in descrizione. Ma se volete fare una partitina in metropolitana, in treno, dove siete. Beh, funzionare funziona. Questa è la versione 3.05
Evitate ogni abbonamento, assolutamente. Ho provato a vedere, purtroppo sia Final Vendetta che Shredder Revenge non funzionano, la cosa mi è dispiaciuta tantissimo. Invece i due Bayonetta funzionano in maniera quasi perfetta. Ho fatto rima. Ultimo gioco che ci vediamo in questo video, così evitiamo di fare un video da un'ora. E quello che abbiamo visto prima, in modo da farvi vedere le differenze attuali tra la console vera e l'emulatore. Ah, bene, si è proprio. No, ci sono varie patch. Vi dico che Zelda funziona. Difatti, se vedete, c'erano i miei salvataggi. Però anche questo vi deve far capire che il progetto è in miglioramento, ma continua a essere comunque un emulatore che ha i suoi limiti. Però al momento è gratis. Insieme anche all'altro scale, Skyline. Sinceramente, io fossi in voi, vi consiglierei di darci un'occhiata. Anche perché poi questo addirittura, una volta che lo scaricate, adesso esiste anche dalla loro pagina, esiste anche la possibilità, l'emulatore, vi ripeto, si chiama Egg NS. Se andate su download, lo cercate su Google, a un certo punto, vedete, vi dice to make it easier for new players, we made a new installer. C'è un nuovo installer dove anche qui, in questo caso, dovete solo premere e a quel punto vi scarica tutto e installare l'applicazione. Assolutamente. Quindi anche loro hanno semplificato tantissimo quella che è la facilità nel processo di installazione. Quindi, al momento la situazione è assolutamente in fermento. Gli emulatori gratuiti sono due, questo Skyline e apriamolo di qua. E questo è Egg NS. Va bene, mi chiede di fare il login perché mi ero loggato dall'altro telefono. Per cui, al momento continua a essere la vera rivoluzione, è stata senza dubbio Egg NS, che vi porta una compatibilità migliorata e il fatto che adesso sia letteralmente gratuito. Sì, gli aggiornamenti li trova da solo, quindi ormai una volta che l'avete installato fa un check appena lo accendete. E poi invece questo, anche Skyline, comincia a essere un progetto veramente, veramente interessante perché hanno fatto dei passi avanti rispetto all'altro video che facemmo, meraviglioso. Questa è la situazione. Penso che per questo video c'è tutto. Se ci sono altri giochi che volete chiedermi compatibilità, tenete presente poi, come vi ho detto, che la compatibilità è molto, molto, molto in fieri, in sviluppo, esattamente come stanno aumentando le build di questi due emulatori. E credo che tempo un anno massimo. E la Switch sarà perfettamente emulata, non proprio così come vedete con dei giochi che vanno, giochi che no, ma credo che in un annetto, visto anche il chip abbastanza conosciuto, il Tegra X1, credo che arriveremo alla
livello di emulazione di GameCube e Wii raggiunta dal Dolphin. Dolphin su cui credo che nei prossimi giorni vorrei far uscire un video, non ne ho mai parlato abbastanza, l'ho solo fatto vedere ogni tanto nelle prove, ma è un emulatore talmente bello che qualora non lo conosceste dovreste conoscerlo. Questa è la situazione, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, e se il video non vi è piaciuto, vabbè, potete premere non mi piace, però speriamo di no, speriamo il video vi sia piaciuto, se non siete iscritti iscrivetevi. Un saluto a tutti da Giso. Ciao!